ero esposto su un titolo, un particolare titolo tecnologico americano, avevo un'esposizione che andava oltre quella dovuta e questo titolo che durante la giornata era salito, la sera fece un profit warning a mercati chiusi e il giorno dopo aprì a meno 90%. Quindi io ebbi insomma, la prima botta seria che presi sul mercato. E questo evento fu salvifico per me perché mi costrinse a rivedere tutto ciò che avevo fino ad allora capito del mercato, il tempo speso ad acquisire le tecniche, la conoscenza del mercato è tutto denaro che uno fa in banca, che poi ti viene dato così dato con gli interessi. La sola applicazione di una tecnica non comporta automaticamente il successo del mercato. Quello che fa l'effettiva differenza, che poi con gli anni te ne accorgi, è l'applicazione rigida di un piano definito di money management. E soprattutto quando hai la disponibilità economica maggiore, la riduzione del rischio, riducendo la leva. Anche esponendosi poco al mercato ti esponi poco con il rischio e se hai una tecnica che ti consente comunque di avere un rapporto tra successi e stop loss positivo, alla fine il capitale lo accumuli. In pratica la leva te la crei da solo, destinare al trading soltanto la parte che non ti serve dei soldi. Non è concepibile avere, insomma, la pressione di dover fare delle cose per forza delle operazioni perché devi portare i soldi a casa. Il trader migliore che ho fatto è quello che programmo e eseguo fino alla fine. Il mercato è una palestra di vita efficacissima. Soprattutto per quanto riguarda la conoscenza individuale, la conoscenza di me stesso. Quindi l'approccio, il fatto di migliorare la pazienza, di aspettare il momento giusto, anche nella vita, di fare le cose nel momento giusto in cui si devono fare. Innanzitutto imparare come si è fatti, cioè fare uno studio profondo di sé. Poi un'altra cosa importante è imparare ad avere pazienza, cioè non ricercare immediatamente il risultato. Perché anche, cioè il risultato del trading, la performance, è comunque una conseguenza di azioni giuste che vengono fatte nel tempo. I soldi sono, cioè la ricompensa di un lavoro fatto bene. Se il lavoro è degno, la ricompensa è degna. Se fai un lavoro fatto male, non arriva la ricompensa. E soprattutto non vi mettete al mercato con soldi non vostri e con l'esigenza di fare subito soldi, perché questa cosa qui mina profondamente la serenità di chi deve lavorare. Perché il mercato ha i suoi tempi, che non sono i tuoi tempi. Se tu hai l'esigenza di fare qualcosa, il mercato non, tu puoi scegliere il tipo di mercato, lo strumento, però ogni mercato, ogni strumento ha i suoi tempi, non sono i tempi tuoi. Quindi se hai un'esigenza, la scadenza di qualcosa, non puoi forzare il mercato a soddisfare la tua esigenza. È il contrario, sei tu che devi adeguarti alle dinamiche del mercato.